C'è da dire che il SIGEP 2017 è proprio l'occasione per conoscere volti nuovi. Siamo con Marco Simonetti, alla terza generazione del brand Toraldo. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, salve. E Marco è il responsabile Italia per il vending e l'oreca. Facci un po' una panoramica di quello che è il marchio Toraldo, che diventa sempre più diffuso sul territorio nazionale, ma non solo. Sì, infatti siamo presenti sui maggiori mercati nazionali e internazionali con le nostre linee bar, che è il core business sempre della nostra azienda, e da qualche anno insomma stiamo spingendo anche sulla linea vending con investimenti importanti appunto sul mondo delle capsule, delle cialde, quindi del monoporzionato e delle compatibili. Introdurremo a breve anche altre compatibili, come A Modo Mio, che da marzo sarà nei nostri listini, e già abbiamo introdotto quest'anno la compatibile Nespresso, che sta andando veramente molto bene in Italia e all'estero appunto. Marco, voi siete al SIGEP innanzitutto per ricercare nuovi clienti, oltre che per salutare tutti quelli acquisiti, nel segmento dell'oreca, del micro-oreca, cioè le gelaterie, le pasticcerie, tutti coloro che vogliono inserire un corner con il marchio Toraldo. Parliamo proprio di questo tipo di inserimento. Possiamo dire più o meno quelli che possono essere i costi per andare a inserire un corner a marchio Toraldo in una piccola location come appunto una gelateria, una pasticceria, eccetera? Allora, i costi sono semplici, i costi riguardano specialmente i macchinari. Laddove, ecco, c'è la possibilità di investire in macchine come questa a leva dietro di me, che tra l'altro produciamo noi da un po', oppure laddove c'è un po' di difficoltà nell'esborso per un investimento così importante, allora c'è appunto la linea cialde capsule, quindi col monoporzionato, dove il cliente va incontro a spese inferiori per offrire anche un ottimo espresso. Diciamo che il monoporzionato ha molto agevolato l'ingresso proprio in location dove non è necessario l'investimento per un barista professionale e professionista, perché sappiamo bene che ha i suoi costi, mentre le macchine con il monoporzionato sono naturalmente, insomma, c'è qualcuno che le chiama a prova di scemo, cioè chiunque le possa mettere il prodotto all'interno va a estrarre un prodotto costante, sempre molto buono, con determinati canoni che rispettano poi il gusto dell'espresso realizzato dal torrefattore. Marco, voi avete una scenografia bellissima, uno degli stand probabilmente più belli della fiera. Sì, abbiamo investito tanto, il SIGEP è la fiera più importante per noi e ovviamente parliamo qui di caffè, del vero espresso napoletano preparato ad arte con la macchina a leva. Abbiamo quest'anno inscenato anche una vera e propria torrefazione antica e appunto per portare in Italia come all'estero con questo tipo di format quello che è l'italianità e la storia dell'espresso napoletano nel mondo. Beh, io non vi dico quanta gente ci sia qui a prendere il caffè, ma possiamo dire che solamente nella giornata di ieri avete realizzato oltre 6.000 caffè. Sì, ieri è stata una giornata pazzesca, oggi cerchiamo di superare insomma questi numeri e i ragazzi ci stanno dando da fare, infatti la sera tornano a casa, la sera tornano in albergo che ancora smanettano a letto come dietro la macchina del caffè, però c'è grande soddisfazione, c'è grande squadra, abbiamo fatto una grande squadra commerciale e anche un grande staff operativo che sta lavorando molto bene, sono contento, siamo tutti contentissimi e speriamo in grossi risultati dopo l'esibizione. E allora noi aiutiamo naturalmente loro a utilizzare questo strumento per gustare al meglio il prodotto Toraldo. I 6.000 diventeranno 6.002, una anche per me e per il cameraman tra pochi minuti, proprio per
peroriamo la causa, caro Marco, e quindi vi aiutiamo a diffondere il brand nel mondo. Avrete modo di leggere e vedere ancora il marchio Toraldo sugli strumenti Vending News e vendingnews.it, poiché parleremo prestissimo di loro, dei principi che seguono nell'andare a realizzare un prodotto strutturato con grandissima passione e professionalità e prossimamente anche in formati fino ad oggi ancora inediti. Caro Marco, saluta gli amici di VendingTV.it, poi ci prenotiamo per un buon caffè tra pochissimo. Grazie a tutti e ci rivedremo presto sulle loro reti. E speriamo, vi aspettiamo numerosi anche alle prossime fiere nazionali e internazionali, sempre con il supporto di Fabio. Diciamo dove sarete? Saremo a Düsseldorf senz'altro alla prossima fiera internazionale, poi faremo Milano con l'host insieme a Costa Group, che è il nostro arredatore e partner per quanto riguarda i nostri format, e poi abbiamo un calendario fieristico che ancora dobbiamo completare per quest'anno, ma senz'altro sarà ricco di appuntamenti. E allora, prima di salutare, diciamo in che modo possono contattarvi, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter prendere contatti con la Toraldo? Tranquillamente all'indirizzo info@caffetoraldo.it o tranquillamente anche sul sito internet c'è il form contatti, dove ci raggiungete facilmente, caffetoraldo.it. Benissimo, grazie Marco, però non se l'è cavata male per essere un esordio televisivo. Grazie Marco, saluta gli amici di Vending TV. Grazie, ciao a tutti. Noi nel frattempo continuiamo, non andate via perché tra poco arrivano altre novità.